Adesso procediamo al terzo match con una situazione di vantaggio per il Judo Club Roma di 1-0. Abbiamo chiamato con noi Massimo Sulli, che ha abbandonato l'agonismo proprio quest'anno subito dopo le Olimpiadi di Barcellona 92, per chiedere un giudizio e un breve intervento sull'incontro che vede impegnato Brambilla, un suo avversario che ha tentato di impegnarlo senza mai riuscirci durante gli ultimi anni della sua carriera. Massimo, come vedi questo incontro? Beh, sono le prime fasi dell'incontro. C'è una fase di studio e Sinatra cerca in tutti i modi di ostacolarlo, ma Brambilla in effetti è molto, molto più bravo e superiore, e in un modo o nell'altro porterà a termine l'incontro con successo. E difatti ha appena battuto Sinatra per Udecici, Giugicatano, una leva articolare dove non ha potuto fare niente. Quindi una vittoria scontata questa di Brambilla, un incontro che si porta in parità 1-1 tra Judo Club Roma e Ronin Monza. I prossimi due incontri decideranno praticamente le sorti di questa finale. Sì, io non conosco bene l'avversario del Ronin Monza, conosco Stazzi, è un valido elemento, bisogna vedere se porterà a termine tutto l'incontro, bisogna vedere un po' la preparazione fisica, la preparazione atletica, come la svolta. Comunque è un incontro da tutto da guardare. In questo momento abbiamo l'impressione che la terra in Monza sia un attimo in difficoltà, rifiuti diciamo l'iniziativa. Ripeto, i primi minuti sono sempre una fase di studio, alle volte possono risolversi subito, ma delle altre sempre alla fine dell'incontro si ottengono così dei risultati, soprattutto poi, ripeto, nelle gare a squadre, dove c'è il pareggio e per cui nessuno fa più di tanto, a meno che non è sicurissimo di portare un'azione buona. Comunque un percorso senza grosse difficoltà quello eseguito dal Judo Club Roma e dal Ronin Monza, sono arrivati praticamente in finale senza trovare opposizioni di rilievo. Beh, come squadre civili penso che siano da molti anni le squadre più competenti, le squadre che hanno degli atleti più validi. Poi questa è una squadra ridotta, nella Coppa Italia questa è una squadra ridotta, se non sbaglio, perché sono 5 elementi, per cui sono proprio i più bravi, e allora le altre società non hanno tante possibilità di poter arrivare a competere, a disputare una finale con queste due società. Nel frattempo abbiamo visto che i due atleti sono stati puniti per passività, per atteggiamento passivo, e quindi di conseguenza hanno subito uno shido entrambi, 3 punti contro. L'incontro è sempre in parità e quindi di conseguenza si fa sempre più interessante questa fase del match, che dovrebbe o risolversi in maniera... Questo accade spesso proprio perché, ti ripeto, come ho detto prima, in queste gare c'è la possibilità del pareggio, e allora alle volte è preferibile portare in incontro, al fine dell'incontro, un pareggio, può essere poi positivo ai fini del punteggio finale, della vittoria finale. Anche valutando quello che sarà l'incontro finale, diciamo la validità dei due atleti finalisti, cioè dei massimi, dei pesi massimi, sia da Ronin Monza che del Judo Club Roma. Sì, questo è vero. Difatti in queste gare anche noi, quando disputiamo le finali dei campioni italiani a squadre, dove ci sono i carabinieri, difatti noi andiamo sempre in finale con loro, è quasi sempre l'ultimo incontro poi che decide la vittoria della squadra. Quindi nel caso che questo incontro di Stazzi terminasse in parità, deciderà le sorti praticamente del match sicuramente. L'ultimo incontro, quello della categoria dei massimi. Sì, è da Cardioparma, perché tutte e due le squadre hanno qualcosa da perdere, chiaramente la posta in gioco è alta. Adesso scusa, vediamo che hanno interrotto un attimo l'incontro perché c'è stata un'azione di Stazzi che
è sembrata partire dall'interno e finire fuori. L'arbitro centrale l'ha valutata praticamente fuori, mentre l'arbitro, il giudice di gara, si è preoccupato di avvertire, e quindi probabilmente stanno decidendo un giudizio differente a quello dato dall'arbitro centrale. Beh, se in questi casi per noi diete loro è un po' difficile se non vede le immagini, adesso non so se... Ecco, infatti l'arbitro centrale assegna lo yugo per Stazzi, uno yugo che porta in vantaggio, un vantaggio tra le altre cose estremamente importante e decisivo per le sorti di questa gara. Sì, sì, anche perché questa è una vittoria molto importante. Comunque ritorno al discorso di prima, l'azione era validissima in quanto l'arbitro laterale ha dato... dentro l'azione, insomma, la tecnica, per cui l'arbitro centrale non poteva fare altrimenti che dare il vantaggio. Decisione giustissima che porta in vantaggio, almeno temporaneamente, il Judo Club Roma e l'Atleta Stazzi. Ora vedremo come andrà a finire. Manca un minuto, credo un minuto e mezzo. Considerando comunque l'esperienza dell'atleta romano, sarà difficilissimo questo recupero, perché... Ma l'esperienza mi insegna che fino all'ultimo secondo uno non deve essere mai convinto di vincere. Comunque Stazzi continua a martellare l'avversario, riportando sempre... Questo, ecco, vediamo che in un attimo di distrazione, nel tentativo di recuperare, si è scoperto, e Stazzi, come dicevamo, appunto, ha approfittato di questo momento nel quale lui vive con più tranquillità, visto che essendo in vantaggio ha inserito un Uchikari che è stato valutato Vezzari, anche se appunto dal pubblico presente sì, qualcuno richiamava reclamava l'Ippon. È chiaro che poi i vari responsabili dei club, no, vogliono sempre che l'incontro finisca prima, ma per me era un Vezzari buono, insomma. Quindi ha, diciamo, poco più di un minuto al termine, Stazzi in vantaggio con un Vezzari ed un Yugo, mentre l'arbitro richiama il pubblico per avere un po' più di tranquillità intorno al bordo, e riprende l'incontro. Sì, adesso, ecco, i due atleti sono un po' provati dalla stanchezza, comunque ripeto, sono incontri decisivi e comunque fanno di tutto per, soprattutto l'avversario, per Deroni Monza, di ribaltare il risultato, che è una cosa improbabile, però cercherà in tutti i modi di portare questa azione da Ippo, ma è difficile comunque. Stazzi continua a controllare, controlla a terra, riesce a mantenere un controllo, diciamo, abbastanza concreto dell'incontro, ormai è un passo praticamente dalla vittoria. Sì, ma poi Stazzi è un atleta che calca le motivazioni da tanti anni, per cui anche se è un po' carente, oggi è un po' carente col fiato, fisicamente non è che sta a posto, dovrebbe portare l'incontro a termine con una vittoria, insomma. Adesso poi vediamo che sta... praticamente in difesa, non sta facendo assolutamente niente, sicuramente l'arbitro gli darà una sanzione. Probabilmente ha rotto un attimo il ritmo. La tensione è tanta, ma la stanchezza è ancora di più, per cui ripeto, è una fase un po' delicata, deve stringere i denti, penso che comunque ce la faccia. Questo è il momento in cui l'atleta Ronin Monza dovrebbe approfittare, anche se chiaramente le difficoltà sono quelle che sono. Sì, adesso, ma sono tutti e due stanchi, io credo che più di questo non si possa fare. Vediamo che l'arbitro, il tecnico Iorio ha segnalato pochi secondi al termine, quindi sta cercando di far perdere tempo, infatti così Stazzi porta in vantaggio il Judo Club Roma per 2-1. Passiamo quindi, ringraziamo Massimo Sulli e passiamo la parola a Felice Mariani, atleta di punta della nazionale negli anni 70 e primi anni 80, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Montreal. E a lui adesso chiediamo praticamente un giudizio tecnico di questa ultima fase della gara. Abbiamo un Judo Club Roma in vantaggio per 2-1, un ultimo match che potrebbe portare
Le sorti in parità, ma nulla di più, quindi un incontro oramai decisivo, anche se chiaramente il Judo Club Roma si trova in una situazione nettamente favorevole.